Settembre salva la stagione turistica. I dati dell'autorità portuale parlano di una stagione con più 1,42% rispetto al 2013. De Ferrari, lieve ma rassicurante aumento anche negli alberghi. Bene gli stranieri, dati da cui partire per il 2015. Droga per il carcere nascosta nelle cuciture di un vestito, la polizia penitenziaria ha scoperto il trucco escogitato da alcuni conoscenti di un detenuto tunisino, bloccando il traffico diretto all'interno del forte. Provincia, il nuovo presidente e franchi del PD, con lui due elbani, Lombardi, sempre del PD e Bertucci di Forza Italia. Bertucci sono contento del risultato e di rappresentare l'Elba nella provincia. Nelle elezioni di secondo grado di ieri sconfitto di misura l'indipendente Parodi. Montecristo, ambiente, sanità, tutte le critiche dell'opposizione. Il gruppo di pellegrini contro l'ipotesi di aumentare la permanenza sull'isola e contro la seduta straordinaria. Desiderano mettersi in vetrina e contesta il documento sulla sanità. Mette a rischio l'accordo 2012 con la Regione. Buonasera a tutti ed eccoci ad una nuova edizione del nostro giornale. Oggi parleremo in apertura di turismo, di un primo bilancio degli otto mesi dall'inizio dell'anno e vediamo che settembre ha salvato la stagione turistica perché i dati dell'autorità portuale parlano di un aumento di 1,42% rispetto alla stagione del 2013. Eh, il presidente degli albergatori De Ferrari dice un lieve ma rassicurante aumento anche negli alberghi e comunque bene gli stranieri e questi sono dati da cui partire dice per il 2015. Settembre doveva essere il salvagente della stagione turistica 2014 e stando ai numeri forniti dall'autorità portuale di Piombino e dell'Elba sembra essere proprio così. A piccoli passi l'Elba ha recuperato il flop del mese di luglio causato soprattutto dalle cattive condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la fase centrale della stagione. A settembre il movimento passeggeri per l'isola ha registrato un incremento del 4,5% rispetto allo scorso anno, un dato che però va a scontrarsi con il calo del 4 4,42% dei veicoli transitati e che fa pensare magari a un aumento dei viaggi organizzati o a un turismo mordi e fuggi. A parte il mese di luglio meno 4,86%, i dati del movimento passeggeri 2014 tra Elba e Piombino sono positivi e danno una media totale dell'1,42% in più rispetto allo scorso anno. Si va dal più 18,12% di aprile, ottenuto grazie alla Pasqua Alta e al calendario dei ponti, al più 0,09 di agosto. Marzo, maggio e giugno hanno fatto meglio rispetto al 2013. Piccoli ma rassicuranti segnali di ripresa ci sono stati anche per il presidente degli albergatori albani Massimo De Ferrari. I risultati di settembre confermano una certa stabilità con la stagione passata, con qualche incentivo positivo finale stimato intorno al più 0,8%, dice De Ferrari. Questo conferma lo stato di buona salute dell'Elba rispetto al resto d'Italia che invece ha fatto registrare un meno 0,8% negli alberghi. Siamo riusciti a recuperare le presenze di luglio soprattutto grazie agli stranieri e in aumento del 3-4% rispetto al 2013 che stanno continuando a dare il loro contributo anche in questa prima parte di ottobre. Sono dati da cui partire per il 2015, concludere Ferrari, dobbiamo continuare con le campagne promozionali verso il mercato estero puntando molto sull'aeroporto per attirare anche i turisti dell'est. Passiamo ora alla cronaca. Eh, eh, una, in un pacchetto eh, la polizia penitenziaria ha scoperto tra, nelle cuciture di un vestito sostanza stupefacente che stava per entrare all'interno del carcere. L'ha scoperto perché il trucco era stato escogitato da alcuni conoscenti di un carcerato tunisino. La polizia penitenziaria quindi ha bloccato il traffico che era diretto proprio all'interno del forte. Bloccano la droga prima che entri in carcere. Ancora una volta la polizia penitenziaria del carcere di Porto Azzurro ha scoperto una partita di sostanze stupefacenti che stava entrando nella struttura. Durante un'operazione di controllo mirata proprio a prevenire l'introduzione di droga nell'istituto penitenziario, gli agenti hanno trovato un cospicuo quantitativo di polvere e pastiglie all'interno di un pacco inviato per corrispondenza a un carcerato tunisino. Le sostanze erano ben occultate all'interno di cuciture in un capo d'abbigliamento. L'intento dei conoscenti del detenuto che avevano spedito il pacco non ha però tenuto conto della capacità e dell'esperienza dei poliziotti che hanno svelato il trucco che avevano escogitato per introdurre appunto le sostanze stupefacenti nella casa di reclusione. Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale e il nuovo presidente è Alessandro Franchi del Partito Democratico. Con lui ci sono due elbani, Lorenzo Lombardi sindaco di Campo nell'Elba, e Adalberto Bertucci, assessore portoferraiese di Forza Italia. E proprio Bertucci dice: Sono molto contento del risultato e di rappresentare l'Elba nella provincia. Eh, nelle elezioni di secondo grado che si sono svolte appunto nella giornata di ieri è stato sconfitto confitto di misura l'indipendente Parodi. Alessandro Franchi, primo cittadino di Rosignano Solvay, è il nuovo presidente della provincia di Livorno. Il sindaco di Rosignano, esponente del Partito Democratico, con il 52% di voti, ha battuto l'avversario, il primo cittadino di Suvereto Giuliano Parodi, che vedeva l'appoggio delle liste civiche, rifondazione e del Movimento 5 Stelle rimasto al 48%. Insieme a Franchi, nell'esecutivo di Palazzo Granducale, due Elbani Lorenzo Lombardi, del Partito Democratico, sindaco di Campo nell'Elba, e ad Alberto Bertucci, di Forza Italia, assessore del comune di Portoferraio. Le votazioni che si sono svolte nella giornata di domenica hanno decretato quindi il passaggio della testimone a Franchi da Giorgio Cutufà, da dieci anni, alla guida dell'ente. Con Franchi il Partito Democratico è arrivato alla vittoria ma con i voti di Forza Italia perché da solo non sarebbe andato molto oltre il 40%. Il Consiglio Provinciale è composto ora da 7 eletti nella lista di Franchi, 6 del PD compreso il Presidente e Bertucci di Forza Italia ma sono 7 gli eletti compreso lo sfidante Giuliano Paroli anche per Assemblea Democratica, un governo sul filo del rasoio quindi in cui potrebbe essere proprio l'esponente il bano di Forza Italia a fare la differenza. Mi è stato chiesto di candidarmi, ha commentato Bertucci e non pensavo di raggiungere questo obiettivo. Volevamo una rappresentanza dell'Elba in Consiglio Provinciale e sapendo che c'era la candidatura di Lombardi del PD abbiamo deciso di rappresentare anche la destra elbana. Volevamo che l'Elba potesse avere esponenti in provincia e ci siamo riusciti. Sono contento di questo risultato, ha aggiunto Bertucci, anche perché sono state elezioni molto particolari. Ringrazio il Presidente del mio partito, Barabino, i sindaci elbani e la mia maggioranza che mi ha votato in maniera compatta. Una responsabilità per Bertucci trovarsi fra due schieramenti con la possibilità di fare la differenza nelle decisioni. Vedrò come fare in futuro, ci dice, ho un accordo preventivo e lo porterò avanti insieme al partito. Parliamo ancora di Monte Cristo, e soprattutto di ambiente e di sanità. Proprio su questo si appuntano tutte le critiche dell'opposizione. Il gruppo eh, di Cosetta Pellegrini, infatti, si scaglia contro l'ipotesi di aumentare una permanenza sull'isola e anche contro questa seduta straordinaria prevista dall'amministrazione Ferrari. Secondo Pellegrini e i consiglieri del PD eh, desiderano mettersi in vetrina. Il gruppo contesta anche appunto, il documento eh, sulla sanità che dovrebbe essere discusso nel Consiglio Comunale perché dicono mette a rischio l'accordo del 2012 con la Regione. Mi considero una donna delle istituzioni e ho un grande rispetto delle istituzioni, ma proprio perché ho un grande rispetto delle istituzioni non credo che si debba andare a fare un consiglio comunale in un posto non accessibile a tutti per discutere di documenti che sono veramente leggeri e superficiali. Il gruppo di opposizione guidato da Cosetta Pellegrini ha ribadito ancora una volta in conferenza stampa la propria contrarietà allo svolgimento del Consiglio Comunale del 19 ottobre a Montecristo. I consiglieri hanno espresso le proprie perplessità riguardo ai due documenti presentati dalla maggioranza sui due temi all'ordine del giorno, ambiente e sanità. Sull'ambiente il motivo che più ha scosso l'opposizione riguarda la presunta volontà dell'amministrazione di consentire alle persone una maggiore permanenza sull'isola. Questa, questa notizia ci ha lasciati un attimino perplessi su quello che eh, intende fare questa amministrazione. Non so, vuole aprire qualche albergo a Montecristo? Eh, mi sembra preoccupante, considerato anche quali sono i vincoli europei che. Eh, a cui è sottoposto a Monte Cristo è considerata anche la caratteristica dell'isola. Io sono d'accordo sul rivedere eh, i contingenti, sono d'accordo sul rivedere anche la possibilità di utilizzo eh, delle acque di Monte Cristo perché non è possibile farci il bagno e quindi questa onestamente mi sembra una cosa assolutamente eccessiva, però ho delle grossissime perplessità rispetto al pensiero che si possono fare lì delle degli alberghi o delle attività eh, ricettive. Per quanto riguarda invece il documento sulla sanità, eh, credo che parlare di sanità a Montecristo sia non riduttivo e basta, ma eh, soprattutto con questo documento sia assolutamente eh, insignificante. Primo perché mette in discussione un accordo sottoscritto da tutti i sindaci, sottoscritto dalla Regione Toscana, approvato dalla giunta regionale che in parte è stato in larga parte è stato ci ha portato a termine, ma dove ancora molto molto lavoro deve essere fatto. Voli low cost da campo eh, prende il via il servizio di Silverair. Partono infatti tra pochi giorni i collegamenti con Pisa e Firenze e anche con Milano nel periodo natalizio. Eh, le tariffe speciali, ci sono tariffe speciali per i residenti, per gli studenti e per chi deve recarsi sul continente per esami e visite mediche. E per qualcuno c'è anche la possibilità di volare gratis. Vediamo come. Il 27 ottobre decollerà il primo dei tre voli settimanali da Marina di Campo per Pisa, il giorno successivo è previsto il volo su Firenze. La compagnia Silvereir ha ricevuto nei mesi scorsi conferma ufficiale dell'aggiudicazione del bando triennale che prevede voli dall'isola d'Elba per Pisa e Firenze, ai quali si aggiungerà l'Elba Milano Linate nel periodo natalizio e durante la stagione estiva. Oltre alla tariffa base, a partire da 55,80€, sono già in vigore le tariffe per i residenti, per gli studenti e per chi deve recarsi sul continente per effettuare esami e visite mediche. È previsto inoltre un abbonamento di 6 tratte a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per lanciare la continuità territoriale è appena partita la promozione Vola gratis con Silver Air, acquista i tuoi biglietti entro il 27 ottobre e su tutti i voli Silver Air, in programma fino al 30 novembre, i primi due passeggeri viaggiano gratis. Tariffa gratuita a pagamento delle sole tasse. I biglietti sono acquistabili online nel sito www.silvereiritalia.it, presso l'ufficio Silvereir all'aeroporto di Marina di Campo, call center 333-5209-158 e presso tutte le agenzie di viaggi dell'isola d'Elba. Silvereir si è occupata negli ultimi quattro anni dei collegamenti estivi per l'Elba. È quindi una compagnia ben conosciuta e apprezzata per la professionalità e la serietà con cui ha sempre operato. L'aeromobile che verrà impiegato per i voli in continuità territoriale è il Let 410 da 16 posti, i cui bassi consumi si traducono in altrettanti bassi costi orari. Questo velivolo può operare in totale sicurezza a pieno carico su piste di dimensioni ridotte, come quella dell'aeroporto di Marina di Campo. Il LET 410 diventerà un mezzo familiare, dichiara Dina Peverelli, direttore operativo di Silver Air Italia, sia per la mobilità dei residenti, sia per i turisti, che finalmente potranno godere di collegamenti aerei tutto l'anno e sinergie con gli importanti scali di Pisa, Firenze e Milano Linate. Ha appena avuto inizio una capillare campagna di affissione e distribuzione dell'orario dei nostri voli, ma da mesi, conclude Peverelli, stiamo lavorando assiduamente affinché la continuità territoriale sia recepita come una grande opportunità per l'isola e venga sostenuta da tutti gli albani. Ben ritrovati in studio e ora ci spostiamo a Rio Marina, eh, tra Rio Marina e Rionell'Elba eh, ci sono le voragini alla strada del piano e la strada della parata è KO, quindi il sindaco di Rionell'Elba De Santi ha scritto una lettera appello al presidente della regione, al prefetto e alla provincia, infatti chiede la costituzione di un tavolo che reperisca risorse per un intervento urgente, l'iniziativa è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Il sindaco di Rione Lilba, Claudio De Santi, chiede l'intervento della Regione, del Prefetto e della Provincia per i disagi che le comunità riesi stanno vivendo in seguito ai lavori di adeguamento della Bretella alternativa alla Provinciale 26 dopo le voragini che si sono aperte nella carreggiata. Il traffico pesante viene poi deviato sulla strada Provinciale 33 della Parata, già in pessime condizioni. Anche se si è conclusa la gara di appalto per il rifacimento del manto stradale, fa sapere il sindaco, la provincia non può procedere all'affidamento dei lavori perché è bloccata dal patto di stabilità. Le pessime condizioni hanno quindi causato la deviazione del traffico non pesante sulla strada comunale. La chiusa grassa raggiunge che non è in grado di sostenere ancora per molto tempo tali flussi, anche se come amministrazione abbiamo cercato con grandi sacrifici di migliorare i tratti più critici. De Santi non intende recriminare sul perché dal 2008 quando si sono aperte le prime voragini sulla strada non sono stati esperiti gli studi necessari per esaminare soluzioni alternative. Oggi, continua, sono a chiedere supporto perché con un lavoro sinergico e di squadra si possa veramente lavorare per individuare e circoscrivere le zone su cui insiste il fenomeno a difesa non solo della comunità ma anche nell'interesse dell'economia dell'intera isola. Da quanto emerge gli episodi di Sinkhole conclude De Santi, sono indicati in un raggio di 12 ettari. Di conseguenza, secondo De Santi, con uno studio approfondito si può arrivare a circoscrivere esattamente le zone in cui questi episodi possono manifestarsi, individuandone di sicure per la viabilità stradale, ma anche per i percorsi pedonali adiacenti, per le aziende e le abitazioni. Per effettuare studi termina servono risorse economiche che i nostri comuni al momento non sono in grado di reperire, per questo chiedo alla Regione e alle altre istituzioni di costituire a breve un tavolo istituzionale per affrontare il problema e trovare le risorse necessarie a garantire sicurezza e prevenzione dell'incolumità pubblica per le comunità di questo versante prima che avvenga l'ennesima tragedia annunciata. Ed eccoci ora l'ultimo appuntamento con la festa dell'uva di Capoliveri. Oggi, appunto, l'ultimo rione, quello del Fosso che ha portato in scena la Vantina. Ispirati alle celebrazioni del bicentenario napoleonico, i contradaioli del Rione, contraddistinto dalla bandiera verde, hanno riproposto la rilettura paesana della storia della giovane Capoliverese che placò l'ira dell'imperatore. Ma adesso farei parlare le immagini e farei entrare i rappresentanti del Vosso. Ecco che per primo entra il popolo, il popolo capoliverese, composto da contadini, minatori, pescatori, che voleva preservare lo spirito del paese e non piegarsi alle richieste di un imperatore francese che fino a poco tempo prima aveva distrutto e saccheggiato il loro paese. Nell'anno del bicentenario napoleonico alla festa dell'uva di Capoliveri non poteva mancare fra i personaggi la Vantina, simbolo della resistenza capoliverese, presentata mirabilmente dal rione del Fosso. La storia vuole che questa giovane donna, 200 anni fa, abbia fatto desistere l'imperatore dalla volontà di cannoneggiare l'antico borgo di Capoliveri, reo di non voler pagare tasse e balzelli dell'epoca. Il Larione del Fosso ha affrontato l'argomento approfondendo la parte paesana della storia e rievocando così tutte le vicende di 200 anni fa che precedettero l'incontro della Vantina con l'imperatore, dai timori della famiglia alle paure dei notabili dell'epoca con in testa il parroco che si consultarono a lungo prima di permettere alla ragazza di incontrare l'imperatore riuscendo a farlo desistere dai suoi bellicosi propositi. Tutto è stato così rappresentato in una rievocazione da prima portata in piazza, nella sfilata del mattino, con una bellissima e coinvolgente narrazione, e poi fedelmente riproposta nel rione di Via Cavour durante l'intera giornata, con grande dovizia di particolari legati al periodo in cui l'Elba era sotto la dominazione francese. Dopo aver vinto al venerdì i giochi della vendemmia, vorremmo il caporione anche qualche bandiera, anche qualche bandiera sulla ed aver mirabilmente rappresentato al sabato nel concorso enogastronomico del piatto slow food le tradizioni della cucina capoliverese con una rivisitazione elbana del cibreo un piatto a base di fegatini e regaglie di pollo tanto caro a Caterina De Medici il Fosso era fra le favorite per la vittoria finale del premio del Bacco, simbolo della festa dell'uva la giuria ha premiato la rappresentazione della fortezza, ma il pubblico che ha affollato fino a notte i chiassi di Capoliveri ha apprezzato apertamente l'ospitalità e la storia, narrata dai figuranti del Rione, contraddistinto dalla bandiera verde. Torniamo ora a parlare del traffico nel centro storico di Portoferraio. È chiuso il sondaggio che avevamo effettuato sul nostro giornale online TNews. TN I votanti sono stati record, oltre 1100 sono stati i voti per rispondere alla domanda che prevedeva due opzioni, se la piazza doveva restare chiusa al traffico o se doveva invece aprire. Dopo un iniziale testa a testa la risposta pedonale ha prevalso, ma di misura con 130 voti in più. Sono 1130 i cittadini elbani che hanno partecipato al nostro sondaggio dedicato al nuovo piano del traffico e in particolare al regime di piazza Cavour. Pedonale o aperta al traffico delle auto? Questa è la domanda che abbiamo posto ai cittadini dopo l'annuncio da parte dell'amministrazione comunale della riapertura della piazza al traffico veicolare e ai parcheggi. E dopo un iniziale testa a testa l'opzione pedonale ha preso e mantenuto un certo vantaggio, risultando alla fine prevalente per circa l'11% di 129 voti. Si tratta del sondaggio che ha ottenuto il maggior numero di voti finora a riprova del grande interesse suscitato presso i cittadini di Portoferraio e non solo, probabilmente da questa discussione. Capoliveri ha consegnato la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. Il sindaco Barbetti dice "Sono presidio e punto di riferimento dello Stato e Unione inscindibile fra le istituzioni civili e militari nella tutela e nella sicurezza". Domenica scorsa la cerimonia in Piazza Matteotti con la fanfara dell'Arma. Comune di Capoliveri, Isola d'Elba. Il Consiglio comunale per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue istituzioni e per la costante presenza e sto sostegno al fianco degli enti locali nell'affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio, nonché per la difesa e la sicurezza dei cittadini, degli ospiti e di tutta la comunità. Conferisce la cittadinanza onoraria di Capoliveri all'Arma dei Carabinieri. Capoliveri 12 ottobre. Capoliveri ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. Un riconoscimento approvato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, che si è tenuto lo scorso 30 settembre. Domenica 12 ottobre, la cerimonia, nella piazza Matteotti, insieme alla fanfara dell'Arma. L'attestazione alla Forza armata italiana, costituita nel 1814, per volontà di Vittorio Emanuele I di Savoia, da parte dell'amministrazione comunale capoliverese, giunge proprio nell'anno del bicentenario della sua fondazione, con lo scopo di esprimere sentimenti di apprezzamento e gratitudine all'Arma dei Carabinieri, si legge nella delibera di conferimento, simbolo dell'unità nazionale nella lotta alla criminalità, per l'impegno costante nell'assicurare e salvaguardare l'incolumità della popolazione, per il rispetto dei valori di convivenza civile, per l'opera che l'arma svolge sul territorio al fine di garantire l'ordine e la sicurezza urbana della collettività. Siamo onorati di aver conferito la cittadinanza onoraria all'arma dei Carabinieri, ha detto durante la cerimonia il sindaco di Capoliveri, Ruggero Barbetti. E questa era l'ultima notizia, il nostro giornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata.